2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. La giunta municipale è stata varata, ma non del tutto, perché ancora sono da assegnare le deleghe agli assessori. Il sindaco Lucio Greco però è stato subito costretto a stroncare sul nascere i primi mal di pancia dei suoi alleati. Pomo della discordia è stato un codice etico con impegni di assessori e consiglieri a non creare frizioni, a non diffonderle soprattutto all'esterno. E poi c'è la parte relativa al ripristino dello status quo delle commissioni consigliari permanenti e la ricandidatura di Greco. Ebbene, non tutti concordano su questo codice etico e sono disposti a firmarlo. E il sindaco è intervenuto dicendo che poco gli importa se firmano o no. Si va avanti lo stesso, ma con un avviso: alle prime frizioni eserciterà le sue prerogative di sindaco. Insomma, è lui che dà incarichi e deleghe ed è lui che può ritirarle, è lui che può rompere i patti politici. Niente fibrillazione dunque, neanche se legate alle elezioni in vista. Un messaggio categorico quello lanciato dal primo cittadino. Sulla carta il ragionamento fila liscio. C'è solo un neo: alla prima occasione di scontro alimentato dai suoi alleati, se Greco non avrà il pugno duro e non agirà di conseguenza, perderà ogni credibilità dei confronti dei suoi e quindi saremo alla bolgia di prima, stavolta però senza possibilità di recupero. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.